Buongiorno a tutti. Desidero in apertura ringraziare il rettore, il prorettore vicario e tutti coloro che mi hanno dato l'opportunità di essere qui con voi oggi e condividere con voi uno dei temi di ricerca che mi vede impegnata da diversi anni qui nel nostro Ateneo. Le patologie neurodegenerative, la sfida del progetto Minerva. Parleremo di patologie altamente invalidanti come la malattia di Alzheimer ed il morbo di Parkinson che colpiscono il nostro cervello con un declino ad oggi non arrestabile poiché poco si conosce di quelle che sono le cause che sono alla base di queste patologie. Oggi condividerò con voi il contesto, le strategie e gli obiettivi del progetto Minerva, che vuole essere un esempio di come l'ingegneria possa contribuire non solo al progresso scientifico e tecnologico, ma anche incidere significativamente sulla vita dei pazienti e dei familiari che queste patologie si trovano a viverlo nel concreto tutti i giorni. Perché le patologie a carico del cervello sono così importanti? Lascio che a rispondere in modo magistrale sia il premio Nobel per la medicina Rita Levi-Montalcini. Il progresso dipende dal nostro cervello, la cui parte più importante deve essere utilizzata per aiutare gli altri e non solo per fare scoperte scientifiche. Lei sarà il nostro mentore, poiché ha dedicato l'intera carriera allo studio di segnali molecolari coinvolti in processi chiave del sistema nervoso centrale, di cui il cervello è principe. Le patologie neurodegenerative sono sempre più presenti nel nostro quotidiano. Vi ho riportato qui una splendida immagine di Rita Hayworth, la nota attrice, che è stata stroncata ancora giovane da una forma precoce della malattia di Alzheimer, e una foto di Margaret Thatcher, che ha combattuto la sua battaglia quotidiana contro una forma senile della stessa malattia. È ancora fresca nella memoria di molti l'immagine di Papa Giovanni Paolo II quando, con animo indomito, ha combattuto la sua battaglia contro il Parkinson. Lo stesso atteggiamento combattivo che hanno assunto l'attore Michael J. Fox e il pugile Muhammad Ali, colpiti entrambi da una forma precoce della stessa patologia. Ma perché le patologie neurodegenerative sono diventate una priorità anche per la ricerca scientifica? Nel mondo oggi si contano 45 milioni di casi di malati di Alzheimer, di cui 1.200.000 casi solo nel nostro paese, mentre per il Parkinson abbiamo 9 milioni di casi nel mondo e 250.000 solo nella nostra Italia. L'andamento previsionale per queste patologie non è affatto rincuorante, perché queste cifre raggiungeranno dei valori che sono quasi il triplo entro il 2050. Ora vi apro una finestra su quelle che sono le condizioni di vita delle persone che soffrono di Alzheimer e di Parkinson. I malati di Alzheimer sperimentano una progressiva perdita delle funzioni cerebrali e della memoria. Hanno perdita del linguaggio, la cosiddetta afasia, non riescono più a compiere gesti semplici della vita quotidiana, come vestirsi o pettinarsi, quindi l'apraxia, e neanche riconoscere oggetti di uso comune, come un cucchiaio o una spazzola, quindi l'agnosia. La loro personalità può deviare verso dei profili anche altamente aggressivi, che rende molto difficile la gestione quotidiana da parte dei familiari, che vivono spesso l'esperienza di non essere più riconosciuti dai loro familiari, dal loro caro, e del personale sanitario che si trova a gestire delle reazioni dei pazienti che spesso sono incontrollabili quanto imprevedibili. Le conseguenze sulla vita quotidiana delle persone che soffrono del morbo di Parkinson non sono meno severe. I movimenti diventano estremamente difficili a causa del tremore e della rigidità muscolare. Sopraggiungono demenza e anche dei problemi gastrointestinali molto severi. E questo rende difficile sia la gestione del quotidiano da parte dei familiari, perché viene richiesta una continua assistenza per compiere gesti anche più semplici. Ma cosa si intende con la parola neurodegenerazione? Il termine che ho usato prima e che viene comunemente usato in clinica per indicare in modo aggregato queste patologie. È una perdita progressiva delle funzioni del nostro cervello, con un declino ad oggi che non è arrestabile, poiché poco conosciamo delle cause scatenanti e dei meccanismi molecolari che si innescano lungo il decorso delle patologie stesse.
Questo ci impedisce di avere strategie terapeutiche efficaci che siano in grado di rallentare significativamente o bloccare il decorso di queste patologie. Nell'ultimo decennio, un gruppo sempre più folto di medici e biologi hanno rivalutato una ipotesi che è stata avanzata da un noto scienziato russo, premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1908, Ilya Ilyich Mechnikov. La presenza di una flora batterica intestinale sana e l'assunzione di alcuni ceppi batterici selezionati presenti nello yogurt sembravano avere un effetto positivo sia sui sintomi dell'invecchiamento a livello cerebrale e sia sulla longevità. Questa idea ha fatto nascere un concetto che è noto come asse microbiota intestino-cervello, che dice che c'è una connessione bidirezionale e continua fra la flora batterica intestinale, che è chiamata collettivamente microbiota, ed il nostro cervello. A valle di questo concetto, molte evidenze sperimentali hanno supportato l'ipotesi che la flora batterica intestinale, se alterata da cattive abitudini alimentari o stili di vita errati, possa contribuire all'innesco delle patologie neurodegenerative. Tante pubblicazioni scientifiche sono a supporto di questa ipotesi. Basti considerare che gli articoli relativi all'asse microbiota intestino-cervello erano soltanto 4 nel 2008, ma hanno raggiunto la cifra di oltre 400 nel 2015. L'idea che l'intestino e il cervello siano connessi non ci deve meravigliare più di tanto. Infatti vi porterò un paio di esempi. Il cosiddetto morbo della mucca pazza, che ci ha accompagnato moltissimo negli anni 1999-2000, viene causata dall'ingestione di carne infetta, ma la patologia si sviluppa a carico del cervello. Inoltre, negli anni 50, in un'isola del Pacifico, l'isola di Guam, è stata osservata un'incidenza 100 volte superiore rispetto al resto del mondo di una forma di neurodegenerazione che combina i sintomi della sclerosi laterale amiotrofica e del Parkinson. Un meccanismo che è stato proposto dalla letteratura scientifica ha individuato tra le potenziali cause un cibo locale che, per via dell'ecosistema particolare dell'isola, è risultato arricchito di una tossina che noi sappiamo provocare danni irreparabili a livello delle cellule del cervello. Il progetto Minerva, che coordino al Politecnico di Milano, è stato di recente finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito dei bandi ERC che ha citato il nostro rettore. Questi bandi mirano a supportare ricerche in ambiti di frontiera. Ed effettivamente Minerva rappresenta davvero una sfida, perché vuole portare per la prima volta l'ingegneria nell'esplorazione dell'ipotesi che collega il microbiota alla salute umana in generale, che è un ambito che il direttore dell'NIH, uno dei più importanti istituti di ricerca al mondo, ha definito una nuova frontiera per la ricerca medica. Quello che Minerva si propone è sviluppare una piattaforma multiorgano tecnologicamente avanzata che ci permetterà di studiare in un modo del tutto nuovo i meccanismi molecolari che sono alla base dell'ipotesi che lega il microbiota alla neurodegenerazione. La piattaforma, in uno spazio estremamente ridotto, ci permetterà di far questo alloggiando la futura piattaforma in un normale banco da laboratorio. Ve la descrivo brevemente. La piattaforma multiorgano di Minerva è il primo esempio di modello ingegnerizzato dell'asse microbiota intestino-cervello e infatti si compone di tre elementi che ne rappresentano ognuno ciascun componente dell'asse: il microbiota, appunto, l'intestino ed il cervello stesso. I compartimenti sono composti da dispositivi tecnologici che usano una tecnologia d'avanguardia che si chiama organ on chip, cioè che consente di alloggiare su un dispositivo delle dimensioni di un vetrino da microscopio delle funzionalità complesse degli organi che vanno a modellizzare. In particolare, la piattaforma Minerva includerà 5 dei principali organi e sistemi che sono coinvolti nell'ipotesi microbiota neurodegenerazione, ossia il microbiota stesso, la parete del nostro intestino, cioè l'epitelio intestinale, il sistema immunitario, la barriera ematoencefalica, che è una barriera che protegge il nostro cervello dall'attacco di molecole e agenti esterni, e il cervello stesso. Ogni dispositivo
alloggerà dei modelli cellulari complessi che riprodurranno alcune caratteristiche particolari degli organi che vanno a modellizzare, ossia ad esempio la peristalsi, cioè il movimento del nostro intestino, la tridimensionalità e la presenza di diversi tipi di cellule nei tessuti, come ad esempio accade nel nostro cervello. Il progetto dura 5 anni e consta di 3 fasi sperimentali. Nella prima svilupperemo i nostri dispositivi miniaturizzati. Nella seconda fase valideremo i dispositivi e i singoli compartimenti, sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista biologico. E nella terza e ultima fase, quella più interessante, assembleremo la piattaforma e condurremo un set di esperimenti dove cercheremo di investigare la reazione delle cellule del cervello una volta esposte al microbiota intestinale di pazienti ammalati di Alzheimer confrontate con soggetti sani. È chiaro che le sfide tecnologiche e scientifiche del progetto Minerva sono tante, ma noi le affronteremo grazie a un dialogo costante con i colleghi ingegneri, medici e biologi. Infatti è proprio così che è nata l'idea del progetto Minerva, da un lungo confronto con Manuela Raimondi, che è un bioingegnere presso il nostro Ateneo, che conduce 2 IRC per lo sviluppo di dispositivi tecnologicamente avanzati per lo studio di cellule staminali, e con Diego Albani, un neuroscienziato dell'Istituto Mario Negri di Milano, quindi qui accanto a noi, col quale ho condiviso di recente un progetto di ricerca molto impegnativo e interessante sullo studio di nuove strategie terapeutiche per il Parkinson, un progetto che è stato finanziato da Fondazione Cariplo. Qual è il potenziale del progetto Minerva? Minerva è un progetto innovativo perché abbraccia un'ipotesi che sposta la ricerca delle cause della neurodegenerazione dal cervello alla periferia del nostro corpo. L'approccio ingegneristico è innovativo e apre la strada a un nuovo settore della ricerca che si trova al confine fra ingegneria e neuroscienze. Inoltre il progetto Minerva è anche ad alto impatto poiché la piattaforma tecnologica è d'avanguardia, ma grazie al design versatile ci consentirà di studiare l'impatto della flora batterica intestinale non solo sulle patologie a carico del cervello, ma anche di altri organi di interesse coinvolti in altre patologie molto severe, come ad esempio il diabete. Infine, Minerva può incidere in maniera significativa sulla qualità della vita dei pazienti perché la piattaforma può partecipare, quindi contribuire, allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche basate sull'uso di ceppi batterici, i cosiddetti prebiotici, o alimenti particolari, i cosiddetti probiotici, che possono aiutare a riequilibrare la flora batterica intestinale con un impatto positivo sul decorso e sui sintomi delle patologie. In sintesi, qual è il messaggio del progetto Minerva? Minerva vuole contribuire alla comprensione dei meccanismi molecolari che sono alla base della neurodegenerazione, esplorando nuove ipotesi di frontiera con un approccio ingegneristico innovativo e piattaforme tecnologiche d'avanguardia. Lo scopo ultimo è quello di contribuire allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche che possano migliorare nel concreto la vita dei pazienti e dei familiari che queste patologie si trovano a viverle tutti i giorni. Ora vi lascio con un altro messaggio di Rita Levi-Montalcini, che sarà il nostro impegno. Pensate al futuro che vi attende, al contributo che voi potrete dare, e non abbiate paura di nulla. Questo è l'impegno mio, dei giovani ricercatori che coinvolgerò, e mi sento anche di dire a nome di tutti i miei colleghi, anche di tutti i miei colleghi qui in Ateneo, che condividono con me questa missione della ricerca, ossia lavorare con determinazione e passione per dare il nostro contributo al progresso scientifico e tecnologico tutti i giorni, al meglio delle nostre possibilità. Vi ringrazio per l'attenzione e per il vostro tempo.